l'Istituto di Patologia Chirurgica dell'Università di Roma, è stato il primo in Italia ad applicare in clinica la macchina cardiopolmonare per la chirurgia a cuore aperto. Il professor Pietro Valdoni, direttore dell'Istituto, ha consentito di parlarci dell'apparecchio e dei risultati da lui ottenuti. Il cuore, la macchina cardiopolmonare o cuore polmone artificiale, rappresenta un enorme successo, il più recente nel campo della cardiochirurgia, in quanto che per molto tempo noi abbiamo limitato le nostre operazioni a quelle che potevano essere fatte mantenendo la circolazione nel cuore stesso. È la macchina cardiopolmonare che ci permette di escludere il cuore dalla circolazione e quindi di aprirlo, avere delle cavità vuote e eseguire in queste cavità quelle manovre necessarie alla correzione dei vizi congeniti o acquisiti del cuore. Oggi si sono già fatti degli interventi della durata di oltre un'ora, sempre mantenendo il cuore completamente escluso dal circolo. La macchina cardiopolmonare è costituita da due porzioni, una metà dell'apparecchio che sostituisce la funzione del cuore, la funzione della pompa, e l'altra metà che sostituisce la funzione del polmone, cioè la funzione della ossigenazione del sangue. Con questa macchina cardiopolmonare è possibile oggi correggere dei difetti che una volta erano assolutamente al di fuori di ogni possibilità umana. E precisamente, adesso desidero farvi vedere qualcuno di questi esempi, specialmente le malattie congenite, i vizi congeniti sono passibili di questa cura. Per esempio in questo schema noi vediamo riprodotte le cavità cardiache. Come noto, quattro sono le cavità cardiache, due a destra, due a sinistra, le quali sono normalmente ben separate per mezzo di un setto. E come vedete in questo schema, qui il setto invece mostra una lacuna a livello dei due atri. Quindi che cosa succede? Succede che essendoci questa lacuna, il sangue di una metà del cuore si mescola col sangue dell'altra metà. Ecco che la correzione in questo caso è possibile aprendo a cuore sangue questa cavità del cuore, mettendo bene in evidenza il difetto esistente in corrispondenza del setto interatriale e suturando il setto stesso. E col prossimo schema dimostriamo un altro vizio congenito che trova la sua applicazione con questa macchina. E precisamente in questo schema si vede che mentre le due cavità atriali sono separate fra di loro per mezzo di un setto integro, i due ventricoli sono separati invece sono divisi invece fra di loro da un setto incompleto. Molto vantaggioso nelle operazioni sul ventricolo anche di avere l'arresto del cuore. Non solo esangue, ma è anche fermo completamente. E allora si apre il ventricolo, si riconosce la pervietà e in questo caso si chiude questo orifizio impiantando e suturando ai margini dell'orifizio un pezzo di materiale plastico. Oggi si usa prevalentemente l'Aivolon, che è una specie di nylon, appartiene al gruppo di materiali sintetici che è molto ben tollerato dall'organismo. La chirurgia, sono certo, darà nei prossimi anni la possibilità a centinaia di migliaia di persone di riprendere una vita normale. Nell'aula della prima clinica chirurgica dell'Università di Roma, oggi, oltre agli studenti che di solito la frequentano, c'era un uditorio speciale. Illustri clinici, professori, assistenti universitari, chirurghi di fama, tutti venuti ad assistere alla lezione del professor Pietro Valdoni, la sua ultima lezione. Il celebre chirurgo ha ripercorso i corridoi che lo portano all'aula e il suo cammino è stato oggi ricco di congratulazioni, di strette di mano e di felicitazioni per una carriera universitaria che da quando nel 1939 assunse la cattedra ha aggiunto prestigio all'Università di Roma e alla chirurgia italiana. Che cosa sono significati per lei questi 31 anni di cattedra? Beh, hanno significato una vita intera. Vita intera che
è stata caratterizzata dall'enorme progresso che vi è stato in questo trentennio. Basta pensare ai progressi nel campo dell'anestesiologia, ai progressi nel campo della terapia antishock, ai progressi nel campo degli antibiotici. Questi progressi ci hanno permesso di trasformare addirittura la chirurgia. Se io penso come era la chirurgia quando io ho cominciato 50 anni fa e come adesso, devo dire che il balzo che è stato fatto non è misurabile quasi da mente umana, perché basta pensare alla cardiochirurgia. Si era detto che l'operazione per pericardiectomia era il massimo che si poteva ottenere e che sarebbe stato folle l'idea di aprire il cuore, cosa che oggi avviene tutti i giorni nelle nostre camere operatorie. Il professor Vaddoni ha vissuto 31 anni nell'università e ora la lascia, un'università in crisi, piena di problemi. L'università è in crisi, io direi in crisi di crescenza, perché evidentemente quella che io lascio non è l'università che ho trovato. Io mi auguro che il rapporto tra maestro e allievo non si perda mai. È un rapporto cominciato nella scuola socratica, che si è mantenuto sempre e che è necessario che si mantenga, perché il giorno che finisce questo binomio finisce anche la scuola. A che punto è nei confronti degli altri paesi la nostra chirurgia, la nostra medicina in generale? Oggi possiamo dire che in Italia si fanno tutte le cose che si fanno all'estero. Ci potrà essere la mancanza di qualche apparecchio particolare, particolarmente costoso, le nostre disponibilità finanziarie nelle cliniche, nelle università sono più modeste, ma non sono cose essenziali, perché le cose essenziali ce le abbiamo tutte.